very privileged to be able to listen to His Eminence Cardinal Lattaria, the prefect of the Congregation for the Doctrine of the Faith, who will speak to us about finance for an inclusive world. Your Eminence, thank you. Thank you very much. My text is in Italian. Vorrei partire dalla constatazione di un fatto. Il mese scorso l'Università Cattolica del Sacro Cuore in Italia ha offerto a studenti e professori la possibilità di partecipare ad un seminario di studio sul documento Economiche et Pecuniarie Questiones, testo redatto e pubblicato dalla Congregazione per la Dottrina della Fede insieme al Dicastero della Promozione dello Sviluppo Umano Integrale. Con grande sorpresa di tutti a questo seminario, che doveva rimanere un piccolo evento, si sono iscritti spontaneamente 80 professori di varie facoltà e più di 700 studenti, creando gravi problemi organizzativi all'università stessa. Non occorrono grandi considerazioni per rilevare che questo fatto mostra come oggi sia sentita da parte di molti l'esigenza impellente di un solido orientamento etico del mondo economico-finanziario. Il documento Economiche et Pecuniarie Questiones, infatti, intende rispondere proprio a questa esigenza. Non è scontato notare che fino a qualche tempo fa il mondo economico-finanziario reclamava una sua autonomia, non soltanto di disciplina a sé stante, la qualcosa del tutto legittima, ma anche dal punto di vista etico. Cosa che risulta non solo assai discutibile dal punto di vista morale, ma che è stata messa di fatto in discussione dall'eccesso di esternalità negative, sociali e ambientali che tale sistema ha prodotto, oltre a tanti sistemi aspetti positivi che conosciamo bene. Il progresso è stato tanto, le negatività sono state anche troppe. Infatti, per molti anni l'unico imperativo etico, specialmente di tanta parte del mondo finanziario, è stato in primis il profitto degli azionisti. E su questo scopo, per più di 40 anni, non solo si sono modellate di fatto le attività del sistema economico, ma sono state anche via via plasmate le regole giuridiche che lo governano. Gli effetti sono sotto gli occhi di tutti. È risultato che questo scopo, di per sé legittimo, se perseguito subordinatamente ad altri scopi, se posto al vertice gerarchico delle priorità economiche, crea forme di dissesto sociale ed etico, e infine anche economico, su larga scala. Ciò che è quello che vuol rilevare anche Economiche et Pecuniarie Questiones. Siamo giunti a un tempo in cui a tutti è ormai chiaro che l'utile del più forte ha preso il sopravvento sul bene autentico delle persone ed è divenuto il vero fattore dominante in rapporti economici-sociali. In tal modo il bene comune è sparito in molti ambienti dall'orizzonte del vivere, si è accresciuta la conflittualità delle relazioni e le disuguaglianze sono divenute più pronunciate. I soggetti economici più forti sono divenute superstars, che si accaparrano ingenti quantità di risorse, risorse che sono sempre meno distribuite e sempre più concentrate nelle mani di pochi. È incredibile anche solo il pensare che 10 persone possano detenere la metà della ricchezza mondiale, e questo fatto è una realtà. A tutto ciò alcuni obiettano, come sapete, che mai ci si è arricchiti così tanto nel mondo a livello complessivo, e che nei paesi in via di sviluppo si stanno creando le classi medie. Ma ad esempio si può anche rispondere a questa obiezione che dal 2013 il tasso di riduzione della povertà si è dimezzato. Qui consentitemi di dire che cosa si vuole intendere con queste obiezioni, che tutto deve rimanere com'è con qualche aggiustamento. Non vi è chi non vede che c'è almeno tanta miopia in chi si rifiuta di fare i conti con l'attuale esigenza di una riforma sistemica che sia radicale, come fa notare il nostro documento riprendendo le stesse parole di Papa Francesco. La recente crisi finanziaria poteva essere l'occasione per sviluppare una nuova economia più attenta ai principi etici e per una nuova regolamentazione dell'attività finanziaria. Non c'è stata però una reazione che abbia portato a ripensare quei criteri obsoleti che continuano a governare il mondo. Il nostro documento va proprio in questa direzione,
richiamando l'esigenza di una riforma radicale dell'attuale sistema economico-finanziario ed afferma che i primi parametri che devono cambiare sono quelli antropologici e sociali e quindi quelli morali. Ogni morale implica infatti una visione dell'uomo e della società che ne sono il presupposto. Così l'economia non è un fenomeno a sé stante, ma vive di un insieme di relazioni che presuppongono di fatto l'uomo e la società con una loro visione, sia essa esplicitata o meno, e quindi anche con una morale. È da questo insieme di relazioni che sostanzia l'economia, a secondo della loro impostazione, conseguono anche un tipo di uomo e di società e quindi anche una morale. A questo proposito, economici e pecuniarie questiones propone una particolare visione della persona umana. Essa possiede un'indole razionale e relazionale. La sua relazionalità è segnata peculiarmente da una razionalità, in cui le logiche quantitative sono al servizio di quelle qualitative e non viceversa. L'uomo è infatti alla perenne ricerca di un guadagno e di un benessere che siano interi, non riducibili ad una logica di consumo e agli aspetti economici della vita. Da questa particolare antropovisione deriva un'etica amica della persona umana, vale a dire un'etica fondata sulla libertà, sulla verità, sulla giustizia e sulla solidarietà. A questo riguardo il documento dice che all'origine di tante disfunzionalità dell'attuale sistema economico-finanziario vi è anzitutto una carenza di visione dell'uomo e di etica. Ciò che oggi manca è un'etica amica dell'uomo. Qui il documento si pone nel solco della Caritas in Veritate di Benedetto XVI e della Laudato Si di Papa Francesco e va oltre affermando che etica e funzionalità del sistema economico-finanziario non solo in un rapporto di trade-off, di alternatività, bensì di sinergia e reciprocità. Più vi è un'etica adeguata e più il sistema umano e sociale, in cui vivono anche i rapporti economici, prospera e si rafforza. Solo quando è avvenuta una previa bonifica dal punto di vista etico, il sistema finanziario può sviluppare tutte le sue potenzialità benefiche, con le ricadute positive per tutti che ne derivano. Solo allora può avvenire quel trickle down, quella ricaduta favorevole, anzitutto assiologica, che di fatto è stata finora impedita dall'autoreferenzialità dei grandi attori e soggetti economici. Una visione e un'etica amiche della persona intendono produrre proprio questa ricaduta favorevole dei valori. Senza tali solidi fondamenti, l'uomo, non sapendo più chi è e cosa ci sta a fare nel mondo, non sa più nemmeno come agire bene e finisce per rimanere in balia delle sue convenienze del momento e degli interessi che dominano il mercato. Questa certezza soggiace al testo delle considerazioni. Il mercato, per funzionare bene, ha bisogno di presupposti antropologici ed etici che da solo non è in grado di darsi né di produrre. Una solida visione antropologica con le sue implicazioni etiche non solo è necessaria ad una vita degna per l'uomo, ma aiuta anche l'efficienza dei mercati. Perciò si è ritenuto opportuno dover ribadire alcune elementari evidenze antropologiche, da cui discendono diverse considerazioni che aiutano ad un discernimento etico in quel complesso ambito che è il mondo economico-finanziario. Tale discernimento è ormai indifferibile se non vogliamo scivolare verso un collasso sociale a livello mondiale dalle devastanti conseguenze. Il documento si basa su alcune evidenze elementari ed universali e non intende sposare alcuna opinione di scuola, bensì solo essere uno sguardo leale su alcuni ambiti dell'attuale mondo finanziario per offrire un giudizio morale su taluni aspetti di quegli ambiti. E questo è un doveroso servizio che la Chiesa intende donare agli uomini come orientamento verso la vita buona, presupposto ineludibile per ogni forma sociale che miri ad essere il meno ingiusta possibile. Per tale motivo, economici e pecuniari e questiones,
non può essere considerato un testo confessionale solo per cristiani o cattolici, ma un programma che si rifà alla comune ragione etica e a quella che la tradizione ecclesiale chiama legge morale naturale. Tale è d'altronde anche il metodo della dottrina sociale della Chiesa che in ambito pubblico, nel contesto dell'attuale società plurale, argomenta e formula proposte anzitutto a partire della ragione e della legge morale naturale. Quest'ultima impostazione argomenta e offre un discernimento fondato anzitutto sui principi di verità, cioè di rispetto della realtà, e di bene, cioè di giustizia ed equità, riguardo ai quali tutti sono evidentemente interpellati, anche al di là delle loro convinzioni religiose. L'appello a un simile discernimento si rivolge perciò non solo ai competenti operatori economico-finanziari, ma a tutte le donne e agli uomini di buona volontà. Ecco perché sono questi i destinatari del nostro documento. È questa l'urgenza etica che soggiace ad economiche e pecuniarie questioni. Prima ancora che di nuove regole, vi è bisogno del sorgere, del formarsi e del diffondersi di nuovi soggetti che nella società come nei mercati operino un universale discernimento sulla base della verità e della giustizia. Soggetti che mai sospendono il giudizio della coscienza morale su tutte le dimensioni e logiche del mondo economico-finanziario. Un giudizio che viene portato su azioni e dinamiche e mai su persone, e che non si concepiscono mai individualisticamente, ma relazionati in strutturale solidarietà con gli altri, come parte di un mondo interconnesso. Tutto ciò senza che ci sia mai delegata la moralità di azioni, strumenti, prodotti, dinamiche o intraprese economiche a cifre, codici o leggi. Cifre, codici e leggi che sono certo importanti, ma sempre e solo in modo secondario e derivato rispetto all'eticità delle singole persone. Perché sono anzitutto le persone morali, prima ancora che le leggi, a rendere morale il mercato. E le persone sono rese morali quando vivono fattivamente la dimensione della solidarietà e in esse opera a 360 gradi un discernimento fondato sulle verità e giustizia. L'amore alla verità e la giustizia è infatti il fondamento dell'amore al bene integrale dell'uomo, volta e chiave di un autentico sviluppo. Proprio tale visione permette di riconoscere ad ogni sistema economico legittima la sua esistenza non solo mediante la mera crescita quantitativa degli scambi, bensì documentando soprattutto una capacità di generare qualità della vita, cioè di produrre sviluppo per tutto l'uomo e per ciascun uomo. Infatti, solo a partire di uno sviluppo che sia per tutto l'uomo e per tutti gli uomini si può parlare legittimamente di bene comune. Conclude questa mia riflessione rinviando dapprima ad un piccolo ma compendioso volume di commento del documento pubblicato dalla Libreria Editrice Vaticana, dal titolo Il potere del denaro per il bene comune. E poi con una citazione che, oltre ad essere un auspicio, è altresì un invito a studiare questo documento che ancora attende di essere adeguatamente approfondito e diffuso. Oggi è quanto mai urgente, dice il documento, una riscossa dell'umano per riaprire gli orizzonti a quell'eccedenza di valori che sola permette all'uomo di ritrovare se stesso, di costruire società che siano dimore ospitali ed inclusive, in cui vi è spazio per i più deboli e in cui la ricchezza viene utilizzata anche a vantaggio di tutti. Insomma, luoghi in cui per l'uomo è bello vivere ed è facile sperare. Grazie tante. Thank you for those Thank wonderful you. Words and how important they are and how much they apply to our time. The Church's social teachings are of fundamental significance for reawakening an ethical basis for the economy. So it's extremely important what you've told us and also guided us to some new documents. Thank you very, very much.